I ribelli dell'Alianco di Marina Lenti. Runa editrice. Illustrazione di copertina di Cliff Wright. Letto dall'avido alchimista. Buon ascolto. Capitolo 1. So quello che mi piace. Ho sempre saputo quello che volevo, perché ho sempre saputo quello che mi piace. E ho sempre saputo quello che volevo fare nella vita, perché ho sempre saputo quello che mi affascinava di più al mondo. I draghi. Il mio ricordo più antico è quello di un magnifico esemplare fulvo che vidi solcare il cielo quando avevo 3 anni. Da allora, come un'ossessione, quegli animali hanno preso dimora nella mia testa. Da piccolo, restavo incantato per interi tacti dinanzi alle figure che mio padre, accortosi di questa mia predilizione, aveva fatto dipingere in policromia sui muri della mia stanza. Immaginavo avventure di ogni sorta in loro compagnia. E quando, tramite il mio basamagistro, a 5 anni venni a sapere che esistevano addirittura persone in grado di allevarli, il mio destino era tracciato. Fu lì che decisi che avrei seguito quel cammino. A dire la verità, non avevo idea di dove cominciare e neppure immaginavo che, di lì a poco, i draghi sarebbero stati dichiarati specie fuori legge e ne sarebbe stata proibita la cura e la protezione. Senza contare che, nonostante i miei sforzi per scoprire come realizzare la mia aspirazione, nessuno, al mio paese, era in grado di fornirmi notizie precise. Alcuni non conoscevano neppure l'esistenza di una tale professione, perché la mia gente vive in una delle modeste province ai confini delle terre subordite e si occupa prevalentemente di progettare climi e commerciare acqua acriba, sfruttando appieno le 2 maggiori risorse naturali a nostra disposizione, le nuvole pesanti e i laghi luminosi. Inoltre, non appena l'argomento draghi diventò proibito a seguito dell'editto Arachnanail, promulgato dall'attuale imperiestro Sombe I, la circostanza spinse tutti a evitare persino di accennarne, per paura di incorrere nelle orecchie dei numerosi ravvisti, le spie imperie che, specialmente nei primi tempi, pattugliavano il territorio alla ricerca dei trasgressori. «Fai attenzione, figliolo», mi ammoniva continuamente mio padre. «Non è prudente di questi tempi mostrare interesse per i draghi». Ma io non riuscivo a pensare ad altro e nel tempo libero, quando non aiutavo i miei genitori o non ero alla casa delle pergamene a imparare a scrivere e a far di conto, passavo tacti e tacti a disegnare quelle creature e a leggere le antiche storie su di loro, grazie a un vecchio libro che mi aveva regalato mia madre. Da quando era in vigore l'editto imperio lo custodivo, assieme ai disegni, in un nascondiglio segreto, il cavo di un tronco nel boschetto dietro casa. Avevo mimetizzato così bene l'apertura che nessuno l'avrebbe mai trovata, a meno di conoscerne l'esistenza. Ogni volta che potevo, poi, non mancavo mai di passare alla locanda di Ghilo, con la scusa di comprare latte o miele dal suo piccolo emporio annesso, per ascoltare qualche novità, specialmente se c'era qualche straniero di passaggio. La mia speranza era sempre quella di intercettare qualche nuova informazione sui miei prediletti. Ma nel corso degli anni non avevo raccolto granché e la maggior parte dei miei quesiti era ancora senza risposta. Il tago in cui compii il mio 10° iaro giunse da Ghilo, il forestiero più bizzarro che avessi mai visto. Indossava dei sandali, una tunica di un verde assai scuro e un mantello con cappuccio di una tonalità ancora più scura che virava sul cenere. Non era certo la prima volta che vedevo un mantello e una tunica, anche se non si tratta di indumenti molto diffusi, almeno in questa regione, dove si prediligono camicie e calzoni, e una giacca pesante di panno quando fa più freddo. Il fatto che mi colpì maggiormente, dunque, non fu tanto la foggia delle sue vesti, bensì la qualità straordinaria del tessuto. Sembrava leggero come una ragnatela, eppure dava l'idea di essere caldo e morbido, e accompagnava i movimenti del corpo con la stessa fluidità dell'acqua,
sottolineandoli con riflessi iridati e cangianti che parevano assorbire interamente l'ultima luce del tramonto. Il viaggiatore sembrava sulla quarantina, anche se non potevo esserne completamente certo perché il suo volto, in controluce e leggermente adombrato da un profondo cappuccio, non si distingueva perfettamente. Se ne stava seduto in fondo alla piccola sala, dando le spalle alla grossa finestra centrale. La luce esaltava i contorni della sua persona in modo netto e stranamente naturale, come una figurina ritagliata e trasferita a forza su un fondale con cui non riesce ad amalgamarsi. Osservava in silenzio il viavai degli avventori. Pochi in quel lago, per la verità. Mentre sorseggiava un boccale di vino di fiori, una costosa specialità della nostra terra, opportunamente invecchiata in otri di roccia refortigia e orgogliosamente esportata in tutte le terre subordite. Ne potevo sentire il profumo squisito fin dal posto in cui mi trovavo. Mentre attendevo presso il bancone che Ghilo misurasse la quantità di latte da me richiesta. Il forestiero si accorse subito che lo sbirciavo di sottecchi. Ne ebbi la netta impressione, anche se non potrei dire perché, visto che non incrociò mai i miei occhi. Tuttavia, fece finta di nulla, continuando imperterrito a frugare la sala con lo sguardo, badando comunque a non soffermarsi mai troppo su qualche particolare o su qualche viso. In cambio, riceveva qualche occhiata distratta, per lo più rivolta allo strano tessuto dei suoi abiti. Ma essendo quasi il tacto di cena, nessuno indugiava a lungo. Dopo essersi fatto servire la mercanzia che gli necessitava, ognuno ripigliava in fretta la strada di casa e solo un paio di tacti più tardi quella stessa gente sarebbe tornata per due chiacchiere e una bevuta prima di andare a dormire. «Viene da molto lontano?» lo apostrofò improvvisamente il vecchio gnopa, che aveva la sua bottega di fabbro solo due esercizi più avanti e non disdegnava mai una bevuta alla fine di un tago di lavoro. O a qualsiasi altro tacto, peraltro. «Abbastanza», rispose asciutto l'interpellato, mostrando di non avere alcuna intenzione di iniziare una conversazione. Nonostante Gnopa si fosse alzato dal suo posto proprio nella speranza di potersi accomodare allo stesso tavolo e di cavare qualche pettegolezzo un po' fuori dall'ordinario. «Posso sedermi?» continuò imperterrito il fabbro, fissando con maleducata curiosità i vistosi abiti dell'interlocutore. «Se lo desidera», disse l'altro con noncuranza. Gnopa non aspettava altro. Appoggiò sul tavolo il bicchiere che teneva in mano, scostò una sedia e si accomodò. «È la stagione migliore questa per viaggiare in questa parte delle terre subordite. La portano gli affari?» «In un certo senso», rispose nuovamente evasivo il forestiero. I suoi occhi guardavano adesso oltre la testa di Gnopa, nella mia direzione. Iniziai a chiedermi quando il vecchio ficcanaso avrebbe finalmente desistito. Era così palese che lo straniero non gradiva per nulla l'intromissione. Ma quando Gnopa si metteva in testa di fare conversazione, non c'era verso di farlo smettere tanto presto. «E di che si occupa?» «Più che altro degli affari miei», disse l'uomo in verde, rivolgendo un'occhiata divertita al vecchio insistente e facendo balenare in un sorriso denti curati come solo i ricchi potevano permettersi. «È col tuo latte, Dair. Sono tre spese in tutto». La voce baritonale di Ghilo, appena riemersa dal retrobottega, mi riportò al motivo per cui mi trovavo lì. Adesso sarei stato costretto ad andarmene e non avrei saputo come sarebbe andata a finire. Che peccato. Pagai Ghilo, impiegando a bella posta un'infinità di tempo a cercare il denaro, ma non riuscì a udire altro che i borbottii contrariati di Gnopa in merito alla presunta maleducazione dello strano ospite, che insisteva a voler tenere ostinatamente per sé i propri fatti. Il forestiero, esasperato, al fine replicò qualcosa, ma a quel punto stavo già chiudendo la grossa porta di metallo dietro di me e non riuscii ad afferrare le sue parole. Mentre, fantasticando sulla provenienza del misterioso straniero, mi inerpicavo a grandi e veloci passi lungo il sentiero scorciatoia che mi avrebbe ricondotto a casa, mi sentii improvvisamente chiamare. Mi voltai e vidi Ghilo sulla soglia della locanda. Agitava un braccio, stringendo qualcosa di azzurro nella mano. Mi sovvenne subito che, nello svuotare le tasche alla ricerca del denaro, avevo dimenticato sul bancone la matassa di lana che mia madre mi aveva incaricato di comprare dalla filatrice. Tornai indietro di corsa, proprio in tempo per udire che, all'interno,
la conversazione si era scaldata. Adesso le parole si avvertivano chiaramente anche da fuori, nonostante la porta fosse solo socchiusa. Non ho mai sentito una sciocchezza più grande di questa. Era la voce, molto seccata, del forestiero. E a questo punto, visto che mi sono rifocillato e ho abbondantemente goduto della sua amabile compagnia, non c'è ragione per trattenermi oltre. Il mio cammino è ancora lungo. Le auguro il buon vespero, signore. C'è fu un rumore di sedie e di passi. Quando lo straniero raggiunse la soglia, Ghiro stava giusto mettendomi in mano la matassa per mia madre. Ci scostammo per farlo passare. Ci sorrise. Si soffermò di nuovo a guardarmi per un istante, immergendomi nell'occhiata più azzurra che avessi mai visto. E quindi si diresse, a grandi e rapidi passi, verso la strada maestra. Uscendo, si era allacciato più stretto il mantello, e grazie a quel gesto, per un momento vidi attorno al collo il luccichio dorato di una catenina. Per un istante, mi parve di scorgere anche un minuscolo ciondolo. Sembrava una specie di farfalla con le ali spiegate, ma non feci in tempo a decifrare bene. Dopo aver intascato la matassa e ringraziato Ghiro, stavo di nuovo per congedarmi quando, malfermo sulle gambe e con voce leggermente impastata, apparve sulla porta Gnopa. «E io le dico che esistono!» tuonò all'indirizzo dello straniero, che ormai era una figura abbastanza lontana da essere probabilmente già fuori dalla portata della sua voce. «Esistono cosa, Gnopa?» chiese Ghiro. Il vecchio si riscosse improvvisamente, come se fosse stato colto in fallo. Si guardò in giro circospetto, poi abbassò la voce e in una zaffata alcolica sussurrò: «I protettori dei draghi! Quei maledetti fuori legge che tentano di salvare quelle bestiacce dalla morte che si meritano!» Alla parola «draghi» il mio cuore aveva avuto un sussulto. Mai Gnopa aveva mostrato di sapere qualcosa in merito alle creature che amavo tanto. Ma è anche vero che io, dopo gli ammonimenti di mio padre, mi ero ben guardato dall'accennare apertamente a questa mia predilezione, specialmente a un tipo come il fabbro, che poteva tranquillamente fare concorrenza a 10 delle peggiori comari del circondario. «Mi sa che hai ecceduto con le dosi di grappa mandorla», lo canzonò Ghiro accarezzandosi la barba brizzolata. «Anche ammesso che qualcuno fosse così pazzo da sfidare l'imperiestro, come potrebbe pensare di non essere scoperto? Stiamo parlando di... Sei, insomma, non sono mica dei topolini ammaestrati, no?» Anche Ghiro aveva paura persino di pronunciare quel nome ormai proibito. «Ma a quei pazzi farabutti non ci interessa niente dell'imperiestro. E se ne pentiranno se li scoprono. Il Rak-Nanail parla chiaro», disse il fabbro con un'espressione feroce negli occhi grigio acquosi. «Non ho mai approfondito la questione. Dopotutto la terra degli allevatori di draghi era il tuo nord, no? Noi ci siamo sempre dedicati ai climi e abbiamo impiegato draghi domestici raramente. E quei pochi esemplari selvatici che si spingevano fino a noi si sono sempre tenuti alla larga dall'abitato. Dunque, perché dovrebbe riguardarci tutto questo? Personalmente io vado ai miei affari di locandiere». «E invece dovresti informarti, specialmente quando alla tua locanda ci bazzica gente sospetta. Potresti trovarti nei guai senza che neanche te ne accorgi». Fece una pausa, poi alzò una mano e iniziò a declamare in tono ampolloso. «È fatto divieto a chiunque non sia munito di apposita autorizzazione imperia di allevare o detenere a qualsiasi titolo uno o più draghi di qualsiasi specie». Quindi abbassò la mano e riprese il suo tono normale. «Ecco cosa dice la legge, Ghiro. Permettono solo la caccia e lo sfruttamento per denaro. Ma a chi possedeva già bestiacce da prima? E solo se adesso ha fatto richiesta per tenersele, altrimenti si rischia la morte». «Va bene, adesso lo so. Contento?» esclamò Ghiro seccato come raramente lo avevo sentito. «Ma in ogni caso, chi vuoi che si metta, ha maggior ragione a curare draghi in queste condizioni. Credi davvero che esistano ancora persone che vogliono fargli da protettori a questo prezzo?» «Ti dico di sì», sibilò ostinato Gnopa,
storcendo il viso in una smorfia che mise a nudo la bocca semisdentata dalla vecchiaia e dal troppo alcol. E quello là è uno di quei maledetti. Quando ci ho chiesto un bicchiere di quello che beveva, mi ha allungato la bottiglia e la manica gli è salita su. Così ho visto un pezzo del suo braccio che prima era nascosto e ho riconosciuto subito le bruciature. Non ci si può sbagliare. Le montagne del mio paese erano infestate da quelle bestiacce. E quando eravamo bambini, mio fratello Karmok cercava sempre di andarci a rubare le uova a quei mostri. Finché una volta una madre l'ha beccato e ci ha lasciato un ricordino sulla schiena, quella schifosa. Ci è voluta quasi una suna prima che Karmok ha potuto infilarsi di nuovo una camicia, te lo dico io. Mentre bevevo letteralmente quelle parole, dovetti farmi forza per non mettermi a ballare. Se Gnopa diceva il vero, dopo 5 lunghi iari di attesa e ricerche, e proprio quando meno me lo aspettavo, ecco finalmente una traccia. Mi resi conto che avevo iniziato a tremare per l'emozione e capii che sarebbe stato meglio congedarmi per non dover dare spiegazioni e magari persino tradirmi. È tardi, devo tornare dalla mamma. Mi scusai. Sarà già in pensiero. Grazie ancora, Kilo, e buon vespero. Buon vespero anche a lei, Gnopa. I due mi guardarono come se si accorgessero solo in quel momento che avevo assistito alla conversazione. Feci un sorriso imbarazzato e con una veloce giravolta, senza dar loro il tempo di rispondere, mi diressi nuovamente verso la scorciatoia lungo la collina. A presto, Dair! Sentii Ghilo gridarmi dietro mentre già correvo lungo il sentiero irto, ma con l'intenzione di fare una digressione verso la strada maestra non appena fuori dalla portata di occhi indiscreti. Quanto a te, Gnopa, dimentica questa storia. Dopotutto lo straniero se n'è andato e i suoi affari non ci riguardano. Davvero pensi che... Non udii il resto, non solo perché ormai ero troppo lontano, ma anche perché il cuore mi martellava nelle orecchie per lo sforzo e l'adrenalina mi ovattava i sensi. Dovevo assolutamente parlare con quel forestiero. Era la mia grande occasione. L'unica che si fosse mai presentata in vita mia. Ed ero fermamente intenzionato a coglierla. Chi se ne importava dell'imperiestro? Se c'era veramente chi trasgrediva un editto ingiusto e crudele, io dovevo saperlo. I draghi non erano dei mostri, anche se negli ultimi iari erano fiorite storie sempre più raccapriccianti sul loro conto. Io ero convinto che fosse tutta una montatura per impaurire la gente, per insegnarle a temere delle creature che, fino a qualche tempo prima, erano come tutte le bestie, con i loro pregi e i loro difetti. E come tutte le bestie, contemplavano delle specie selvatiche che non andavano disturbate e così non avrebbero disturbato. E specie che, all'occorrenza, potevano essere addomesticate e usate per aiutare l'uomo, in una pacifica e reciproca convivenza. Io lo sapevo bene. L'avevo letto nel mio libro. Strano come la gente avesse la memoria così corta. Almeno gli adulti avrebbero dovuto ricordarsi bene di quei tempi, anche se, come aveva detto giustamente Ghilo, i draghi erano sempre stati per lo più un'attività del lontano nord. Invece, sembrava che la paura avesse paralizzato la memoria di chiunque. Quanto all'imperiestro, non credevo a una sola parola delle cose che diceva o faceva. Da quando aveva preso il potere, le cose non avevano fatto che peggiorare di iaro in iaro. Il cibo era diventato più scarso e di qualità inferiore. I tributi erano stati maggiorati, i malfattori si erano moltiplicati, così come l'incertezza e la paura della gente. Non c'era bisogno di essere un adulto per cogliere queste differenze. Qualsiasi bambino un po' grandicello poteva fare i confronti anche solo col passato più prossimo e tirare le somme. E poi il Basa Magistro mi aveva insegnato che nella storia si può valutare un governo in base alla condizione del suo popolo. E sotto questo profilo, l'imperiestro sarebbe stato bocciato persino da un lattante. Immerso in quei pensieri, correvo più non posso. Adesso che avevo raggiunto il punto più basso della collina che mi nascondeva dalla vista della locanda e delle altre botteghe, potevo piegare verso la via maestra, in modo da incrociarla lontano dalla zona più frequentata del paese. Stringendo accuratamente fra le braccia la bottiglia di latte, combattendo contro la sinuosità del terreno, finalmente la raggiunsi e aguzzai la vista, nella speranza di scorgere in lontananza la sagoma dello straniero in verde che poteva aprirmi la porta dei miei sogni. Nonostante l'entusiasmo, a un certo momento fui però costretto a fermarmi per riprendere fiato, poiché ormai mi doleva addirittura la milza. Così sostai al limitare del bosco di Merizarbi,
che in quel punto costeggiava a un lato della via. Mi premetti la mano contro il fianco. Mentre cercavo di regolarizzare il respiro, mi guardai indietro. Calcolai che l'ultima casa del paese dovesse trovarsi ad almeno 5 frazzotacti di distanza. «Ti aspettavo», disse improvvisamente una voce dalle profondità del bosco. Con un tuffo al cuore, mi voltai di botto. Da dietro a uno di quegli alberi imponenti spuntò una sagoma verde, che si piazzò a braccia conserte a osservarmi. «Mi aspettava!» Balbettai per la sorpresa e il fiatone, riconoscendo il viso che agognavo di vedere fino a un momento prima. «Sì». Ma come poteva sapere che l'avrei cercato? Non potevo essermi tradito in alcun modo, cercai di rassicurarmi. «E perché mai?» dissi, sperando che la mia ingenuità suonasse autentica. Realizzai solo in quel momento che nella fretta di raggiungere la meta avevo dimenticato di elaborare un piano che mi consentisse di intavolare una conversazione con lo sconosciuto. Assumere informazioni su un argomento così pericoloso senza scoprirmi non era affatto semplice e, purtroppo, lo toccavo con mano solo adesso. «Su, via! Non fingere con me! Non è necessario!» Un pensiero mi attraversò d'improvviso il cervello, paralizzandomi. E se fosse stata tutta una montatura? Se lo straniero fosse stato un rapisto? Se avesse saputo che, quando ero più piccolo, facevo a tutti domande sui draghi e avesse convinto Gnopa a prestarsi per farmi cadere in trappola? Papà me l'aveva detto di stare attento. Perché non gli avevo dato maggior ascolto? Negli ultimi tempi ero stato sempre piuttosto accorto, sì, ma non proprio quanto avrei dovuto. E se adesso gli emissari dell'Imperiestro mi avessero preso? Dopo lo sforzo della folle corsa, quell'improvviso fiotto di autentica paura mai provata prima fu davvero troppo per il mio cuore di bambino. Sentii la testa ronzare e le ginocchia vennero meno. Poi, dinanzi a me, vidi solo buio. «Povero me. Se svieni così facilmente, cosa farai quando ti troverai davanti a un drago?» Aprii gli occhi. Ero sdraiato supino sull'erba, al riparo di alcuni cespugli che mi nascondevano dalla strada maestra. Lo straniero doveva avermici portato a braccia e adesso, inginocchiato di fianco a me, mi osservava con aria divertita, reggendomi il capo con una mano. Nell'altra aveva una boccetta, con la quale doveva avermi spruzzato per farmi rinvenire. Sentivo chiaramente delle minuscole goccioline sul viso. Balzai a sedere di scatto, pulendomi la faccia con la manica della camicia. «Ehi! Che cosa mi ha spruzzato?» urlai. «Solamente dell'acqua flora», rispose imperturbabile lo straniero. «Serve appunto in casi come questi». «Non voglio che mi spruzzi nulla, specialmente se è roba che non conosco». «D'accordo, figliolo. Nessun problema», disse rimettendo il tappo alla boccetta e infilandosela in una tasca interna del mantello. «Del resto, quella che ti ho già somministrato mi pare più che sufficiente. Adesso mi sembri anche troppo combattivo». Sorrise e mi strizzò l'occhio. Lo osservai in silenzio, cercando qualcosa da dire. In fondo l'avevo rincorso per un ottimo motivo, e se era chi speravo, non volevo andarmene a mani vuote. E se invece era chi temevo, non volevo cadere in trappola. Dovevo pensare bene prima di aprire bocca. «Allora», riprese con allegria mentre io mi dibattevo nel mio silenzioso dilemma. «Mi hai risposto. Se svieni così facilmente, cosa farai quando ti troverai davanti a un drago?» «Non capisco di cosa parla», dissi cauto. «Ma sì che lo capisci», rise il mio interlocutore mettendosi anch'egli seduto. «Si vede benissimo. Tu muori dalla voglia di vedere un drago, non è vero?» «I draghi sono fuori legge», osservai. «Ed è proibito persino nominarli». «Già, ma questo è ciò che sostiene l'impiastro, Cioè, volevo dire l'imperiestro, naturalmente». Sul suo volto si dipinse un'espressione sorniona. Dovetti fare uno sforzo per rimanere serio e fingere che il gioco di parole non fosse stato intenzionale, come invece ero convinto che fosse. «Ma tu, ragazzo», continuò imperterrito l'uomo facendosi serio, «cosa ne pensi?» «Questo mi interessa». Automaticamente mi salirono alle labbra le parole che mi aveva insegnato papà per tirarmi fuori, in quei tempi sospetti, da una situazione potenzialmente pericolosa con un adulto. «Io non penso nulla, signore. Sono solo un ragazzino.
e i ragazzini devono badare a giocare, a studiare e ad aiutare la famiglia. Lo straniero incrociò le braccia e sorrise. Va bene. Visto che non mi vuoi dire cosa pensi, allora ti dirò cosa penso io, d'accordo? Io e parecchi come me pensiamo che questa legge sui draghi sia ingiusta. Pensiamo che sia unicamente dettata da un odio personale e sicuramente anche dagli interessi di coloro cui il nostro mirabile Sonve deve dei favori. Da coloro che traggono vantaggio nello sterminare, nello sfruttare e nell'imprigionare i draghi. I suoi ricchi e oziosi landestri, per esempio, che poi lo ripagano profumatamente in tributi, così che alla fine tutto torna sempre nelle sue tasche, anche quando sembra che lui voglia favorire qualcun altro. Lo fissai a bocca aperta. Nessuno in paese avrebbe osato esternare una cosa simile di fronte ad anima viva, neppure dinanzi a un bambino. Anche se avesse nutrito quel parere, la paura era talmente forte che avrebbe preferito evitare completamente l'argomento. Ma che vantaggio si può trarre da far del male a un drago? La domanda mi era sfuggita di bocca, ma ormai me la portavo dentro da tanto di quel tempo che, evidentemente, non vedeva il momento di rivelarsi. E adesso sembrava proprio quello più opportuno, anche se il rischio era grande. Chi mi assicurava, infatti, che questo straniero non fosse un rabisto, che insultava a bella posta l'imperiestro per farmi cadere in un tranello? Oh, vediamo, disse l'uomo sfregandosi le mani, come se la mia domanda fosse un gustoso banchetto offertogli per saziarlo. Scaglie, piume, corna, unghie, pelliccia, veleno, sangue... Questo naturalmente è solo per i draghi morti. Invece, un drago vivo, mostrato come pubblica attrazione e costretto a esibirsi in stupidi esercizi, vale tanti spesi quanto pesa. Così come un drago usato per combattimenti da scommessa, oppure un drago inferocito mediante adeguato addestramento, fame e torture per lo più, e poi venduto per fare la guardia alla villa di qualche landestro del nostro benemerito Sonve. Per non parlare di quei magisti ciarlatani che li usano come cavie privilegiate per mettere a punto i propri filtri. Tutta gente che di vera feina non sa nulla. Tant'è che la chiamano magia. Una parola usata solo da ignoranti e superstiziosi. Come vedi, non c'è che l'imbarazzo della scelta, ragazzo mio. Mi chiamo Dair, precisai, mentre il mio cervello lottava per scacciare quelle tremende immagini che mi erano appena state descritte. Ero rimasto di sasso. Non avevo idea che si potesse neppure concepire di fare qualcosa di simile a una creatura vivente. Ma, a quanto pare, le cose andavano ben diversamente da quel che, nella mia ingenua testa di bambino, pensavo dovessero essere le regole di questo mondo. L'orrore che provavo doveva leggermisi in viso, perché lo straniero sorrise dolcemente e mi batté una pacca sulla spalla. Coraggio, Dair! Non è tutto perduto. C'è chi è deciso a opporsi e a lottare per cambiare questo stato di fatto. Ma non è facile. Ci vogliono tante cose. Denaro, astuzia, prudenza, determinazione, speranza. E ci vogliono persone. Persone come noi. Noi? Sì, persone come me e te. Persone con ideali. Persone convinte che ogni creatura vada rispettata, anche se è una creatura da cui l'uomo deve trarre sostentamento. E cosa le fa credere che io la pensi come lei? Sapevo che eravamo a un passo da rivelazioni cruciali, ma non volevo trovarmi in svantaggio, qualora fosse emerso che lo straniero era un rabisto sotto mentite spoglie. Il dubbio mi rodeva ancora. Lo vedo nel tuo bendo. L'ho visto immediatamente, appena sei entrato alla locanda per comprare il latte. E fu una fortuna che la bottiglia di quello stesso latte fosse ora collocata in un piccolo avvallamento nel terreno poco distante da noi. Immaginai che lo straniero dovesse averla salvata dal disastro quando avevo perso i sensi, perché se fosse stata ancora in mie mani sarebbe di certo caduta a terra per la sorpresa. C'era infatti solo una categoria di persone in grado di decifrare il bendo di un essere vivente. Lo sapevo bene. Magisti, certo, ma non magisti qualunque, bensì una specie ormai molto rara, quella dei Revanti. Secondo Gnobazi Magistro, non erano rimasti più di una trentina in tutte le terre subordite.
E, se dovevo prestare fede a quanto affermava quello straniero, uno di loro era adesso proprio dinanzi a me. Eppure ero costretto a credergli, perché come avrebbe potuto conoscere altrimenti le vere emozioni del mio cuore? Come avrebbe potuto sapere che condividevo con ogni mia cellula le opinioni che mi aveva appena espresso? Come avrebbe potuto intuire che anelavo con tutto me stesso non solo ad avvicinare un drago, ma anche a essere parte di quel gruppo di coraggiosi che lottavano per difendere quelle fantastiche creature? Lei adesso sa il mio nome, ma io non conosco ancora il suo. Dissi per guadagnare un po' di tempo con cui mettere ordine nel mio cervello e per rompere il pesante silenzio che era calato fra noi, come un velo nero. Mi chiamo Yantar e... Hai indovinato. La tempesta nel tuo bendo parla di nuovo per te. Sono un Revanto.